Buonasera, benvenuti a una nuova puntata della notizia. Studi via Montegani, dovevamo essere in tre, c'è stato un piccolo problema per Silvia Pettinicchio, Verdi Europei, sarà con noi prossimamente, può succedere. Comunque insieme a me qua in studio potete vedere che c'è un grande ospite, Dante Cattaneo della Lega. Buonasera. Grazie per il grande. Dante. Beh certo, tutti gli ospiti che vengono qua in studio per me sono grandi ospiti e quindi si rispettano tutti. Dante, la novità, sì. Dopo le elezioni europee, il tuo incarico di oggi qual è? Facci sapere bene, perché magari da casa qualcuno non sa che sei stato sindaco, che è, però oggi ti occupi di... Sì, dopo 10 anni da sindaco della mia comunità, Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e Brianza, ora, vabbè, oltre a continuare l'impegno a livello locale e istituzionale, sono coordinatore dei sindaci leghisti della Lombardia. Parliamo di circa 200 sindaci in continuo aumento, perché adesso tanti civici anche si stanno avvicinando al nostro movimento e a Matteo Salvini, e in primavera contiamo, con le elezioni amministrative che vedranno non solo alcune regioni ma anche diversi comuni, auspichiamo di aumentare notevolmente ancora questo numero. Certo. Dante, un'altra cosa, Umbria ha appena fatto il voto, una tua visione? Beh, l'Umbria ha costituito una vittoria veramente dai numeri e dalle forme impressionanti. Una vittoria della Lega che ha sfiorato il 40%, una vittoria dell'attuale presidente dell'Umbria, che per la prima volta, regione che per la prima volta è amministrata, sarà amministrata dalla Lega, dal centrodestra e non dalla sinistra, perché ricordiamo che dalla formazione delle regioni, quindi dal 1970, l'Umbria era costituita, rappresentava una delle tante, purtroppo, e speriamo sempre meno, roccaforti rosse in Italia, e non aveva mai avuto, diciamo, l'esperienza di essere amministrata da qualcuno di diverso dalla sinistra. Dopo una serie di scandali, perché ricordiamo che questa regione è andata al voto anticipatamente a causa del fatto che dopo alcune inchieste giudiziarie hanno portato via metà giunta, nonché il numero uno anche del PD regionale, la Lega ha stravinto, Matteo Salvini si è impegnato in prima persona e i risultati sono lì da vedere. Adesso siamo già orientati alla prossima sfida, quella di fine gennaio, dove abbiamo messo nel mirino l'Emilia Romagna. È chiaro che se dovessimo vincere in Emilia Romagna, e le sensazioni sono molto positive, crollerebbe tutto, perché se perdono l'Emilia Romagna di conseguenza crolla tutto. Certo. Senti, andiamo avanti con questa puntata di questa sera, con cui i temi sono tanti, e ricordo anche da casa 342-397-2391 il nostro numero WhatsApp per interagire con noi, in modo tale che cerchiamo di entrare in casa vostra e voi venite in studio qua con noi tramite l'interazione del numero WhatsApp che è a disposizione. Questa sera volevo cercare di parlare un po' con te, anche fare un focus sulla questione finanziaria 2020, in particolar modo sulla cosa della plastica, lo zucchero, le auto aziendali, perché poi sono quelle che poi la gente sente più vive, no? Purtroppo sì, sente sulla propria pelle le conseguenze. Questo governo sembra che dalla mattina alla sera non faccia altro che studiare nuove tasse. La differenza rispetto al passato è che non si parla di toccare le tasse principali, le tasse più famose, passami il termine, le tasse più visibili, più tangibili, no? Quindi IVA, IRPEF, le tasse sulla casa, no, si è deciso una forma un po' con una forma gattopardesca che ben si presta, ben si disegna sulla figura di questo premier che ha raggiunto vette di falsità incredibili, si è deciso di azionare la cosiddetta polverizzazione delle tasse, quindi tutta una serie di microtasse che però avranno un impatto quotidiano altro che micro, cioè avranno un impatto quotidiano negativo sul contribuente, sul consumatore, ma negativo anche su interi distretti industriali. Pensiamo alla tassa sulla plastica, adesso va di moda parlare di plastica, di ambiente, eccetera, eccetera, però si va a colpire anche quelle plastiche che sono riciclabili al 100%, per intenderci la bottiglietta d'acqua, e così va a penalizzare un'industria quale quella della plastica, dove guarda caso l'Italia è prima e tra i primi al mondo. Quindi siamo campioni nel
tirarci mazzate sui cosiddetti da soli. Queste tasse vanno a colpire il cittadino, perché se noi andiamo a comprare la bottiglia d'acqua naturale, andiamo a comprare la carta igienica, andiamo a comprare il pacchetto di insalata al supermercato in quelle buste così, così comode, andremo a pagare di più. E quindi una tassa odiosa che io spero nel Parlamento, anche se questi qua vogliono soldi perché non hanno deciso, potevano andare a cancellare il reddito di cittadinanza, io lo dico, a rimodulare, perché cancellare è brutto da dire, a rimodulare, si andavano a risparmiare tanti soldini, ma è intoccabile, il reddito di cittadinanza è intoccabile perché c'è il ricatto dei 5 Stelle, se toccate il reddito di cittadinanza cade il governo. Dante, però ci sono dei numeri che mi sono arrivati oggi, 1 milione di bottiglie di plastica vendute ogni minuto nel mondo. È una questione di cultura, di insegnamento? C'è qualcosa che comunque si può fare per migliorare questa situazione della plastica? Perché comunque poi alla fine della fiera tanta gente ha la plastica, però la plastica, io ho una Bic in mano, è plastica, cioè la plastica ormai fa parte di tutto. Ma il nostro plastica, vivere, no? Allora, la plastica laddove è riciclabile pressoché al 100%, non crea grossi problemi, anzi non ne crea sostanzialmente nessuno. E l'usanza, la tradizione, chiamiamola così, di bere acqua minerale, noi al mondo siamo la nazione che consuma più acqua naturale. Anche perché nella nostra Italia, nella nostra bella Italia, ci sono un sacco di fonti che le altre se le scordano, tra Alpi, Appennini, di tutto e di più. Quindi da una parte colpiremo anche questa industria legata alle acque minerali, dall'altra semmai bisogna fare un focus, bisogna migliorare sui procedimenti di raccolta differenziata. Sui procedimenti di raccolta differenziata, dove noi abbiamo in Lombardia dei comuni cosiddetti ricicloni che riciclano l'80-90%, ma man mano che scendiamo in altre regioni d'Italia, soprattutto al sud, la raccolta differenziata fa fatica ad arrivare al 30%. Allora ci sono ampi margini di miglioramento su quello rispetto a mettere nuovi balzelli, nuove tasse. Mettiamo piuttosto incentivi, promuoviamo giustamente una cultura ambientale, ma senza andare a rovinare la nostra industria. Certo. Comunque arrivano già dei messaggi da casa. Alessia, secondo me è una questione appunto di maleducazione, troppa plastica in circolazione e la gente la butta via ovunque. Ad esempio, io tornerei alle bottiglie di vetro per l'acqua e ai involucri portati da casa per la spesa, e sarebbe già un bel segnale per tutti. Sì, ma un conto è incentivare il fatto del sacchetto di carta piuttosto che di plastica, incentivare la bottiglia di vetro d'acqua minerale anziché la plastica. Un conto è mettere nuove tasse alla fine, perché bisogna far quadrare i conti e al bilancio di questo governo mancano 2 miliardi. E allora diciamo le cose come stanno. Certo. Altro messaggio. Andrea, ormai tutto è fatto di plastica. Forse bisognerebbe dare una data mondiale in cui si possa decidere da quando non usarla più e dare comunque il tempo alle aziende di convertirsi a un altro materiale. E questa non è una visione sbagliata. Non è una visione sbagliata. Poi voglio vedere, sederti al tavolo con Stati Uniti, Cina, India, le potenze emergenti che dicono noi abbiamo iniziato adesso lo sviluppo e vogliamo avere tutti gli stessi diritti che tu hai avuto negli anni 90, 80, 70, 60. Cioè, voglio vedere. Poi giustamente è facile lanciare delle idee di buon senso come questa, assolutamente condivisibili, ma poi calarla nel mondo globalizzato di oggi è un po' più difficile. Certo. Senti, invece, in merito alla questione dell'inquinamento, cioè, perché comunque l'inquinamento non è solo plastica, cioè ci sono anche le acque sporche, reflue delle aziende, i fumi delle aziende, c'è tanta roba che inquina, non è che è solo la plastica. Si può, secondo te, fare qualcosa in merito, migliorare questa situazione? Si può e si deve migliorare. Allora, rispetto chiaramente agli anni 80 e primi anni 90, c'è stato nella nostra, soprattutto in Lombardia, si condensa la maggioranza del tessuto produttivo italiano, c'è stato un netto miglioramento. Io mi ricordo negli anni
in quegli anni con fiumi come l'Olona, il Lambro, erano considerati fiumi delle fogne a cielo aperto, fiumi più inquinati d'Italia. Adesso la situazione è nettamente migliorata. Certo è che non è acqua che puoi bere, diciamo così, Paolo, Certo, no, passami la certo. battuta. C'è ancora molto, molto da migliorare, soprattutto in una zona come l'area padana, dove siamo purtroppo, tra i posti più inquinati al mondo. Ciò, ricade sulla salute di tutti noi, ricade anche sul sistema sociosanitario di questo paese. È difficile perché devi cambiare completamente tutto, non solo il sistema produttivo, dove comunque ci sono costantemente innovazioni tecnologiche che non tutti seguono, ma anche sul nostro modo di vivere, sul riscaldamento, sui Certo. mezzi di trasporto. È chiaro che tutto concorre all'inquinamento. Certo. Senti Dante, facciamo una cosa, ci fermiamo per un minutino di pubblicità e poi torniamo e iniziamo a parlare anche della questione ILVA, Sì, lavoro. assolutamente sì. Ok? Ci fermiamo un secondo, state con noi e torniamo subito. Sono Lidia Gasparini, la titolare della vera casa della parrucca. Dopo 43 anni di Via Dante, ci siamo trasferiti in Via Govone 68, angolo Via Caracciolo. Sede unica. Qui troverete il più grande assortimento al mondo di parrucche pronte, oltre 630 modelli di parrucche sintetiche, in più tutta la gamma infinita del capello naturale, in pronta consegna. Qua trovate tutto, dal toupé alla parrucca all'infoltitore. Il tuo profumo, l'odore dei tuoi smalti, mentre ti prepari. M. Serramenti. Apri una finestra al risparmio con la nuova promozione Green. Due finestre, una portafinestra e una finestra prodotte in Italia in PVC vergine bianco in classe A, senza piombo né parti riciclate. Sette camere, doppio o triplo vetro, tre guarnizioni, 12 anni di garanzia, del valore di 4.500 euro a soli 1.990 euro, con possibilità di detrazione fiscale per risparmio energetico. Chiama per un preventivo gratuito il numero verde 800 13 43 43 o visita i nostri showroom di Milano, Saronno, Lissone e Ponte Lambro. Rieccoci nuovamente in studio con Dante Cattaneo e iniziamo a parlare anche a guardare un attimino il caso Ilva, il lavoro. Il caso Ilva, appunto il colosso Acelor Ilva, ha notificato ai commissari straordinari la volontà di recedere dall'accordo per l'affitto con l'acquisizione dell'attività di Ilva SPA. Io direi, sentiamo le parole del Presidente Conte e poi magari le commentiamo insieme. Scusa. C'è la ferma determinazione da parte del governo intero, ovviamente, di preservare gli investimenti produttivi nell'ex Ilva, di assicurare anche il mantenimento dei livelli occupazionali, ma nello stesso tempo, ovviamente, di proseguire nell'opera di investimenti per quanto riguarda le bonifiche ambientali. Quindi questa comunicazione che perviene dalla proprietà è una comunicazione che non riteniamo accettabile, non riteniamo giustificato un recesso dagli impegni contrattuali assunti, anche per quel che riguarda tra le ragioni, le criticità sottolineate, le giustificazioni, c'è il riferimento anche alla tutela penale. Il governo vuole confrontarsi subito con loro, non riteniamo affatto che un motivo di recesso, che possa giustificare il recesso, sia la norma sulla cosiddetta tutela penale, perché comunque quella previsione, giova chiarirlo, non è nel contratto, quindi Sì, non sicuramente. può essere un elemento che vi è invocato a giustificazione. Eccoci, abbiamo sentito le parole del Presidente Conte, lui dice un contratto da cui non si può recedere e comunque potrebbe magari essere anche una strategia, no? Una rinegoziazione del contratto magari da parte di Acelor al ribasso rispetto, no?
Ma io temo di no, nel senso che il Premier Conte ormai ha una credibilità molto prossima allo zero, sia a livello interno che a livello internazionale, perché finché è servito per andare a dare una scossa e un cambiamento, perché così volevano i poteri forti europei e extraeuropei, bene, ma adesso si sta rivelando in tutta la sua inconsistenza. La grossa paura non è quella che giustamente d'altra parte abbiamo un colosso industriale che fa i suoi interessi e ovviamente fa i suoi interessi legati al profitto, ma non temiamo loro, temiamo i nostri governanti che io definisco una parola, incompetenza al potere, perché la maggior parte di questi ministri non ha mai lavorato un giorno in vita sua, ragazzi. Non ha mai lavorato, non sanno di cosa stiamo parlando. Se poi aggiungiamo che il 70% di questo governo è rappresentato dai 5 Stelle, che non lo nascondono, loro immaginano un mondo con gli arcobaleni, le margherite, a Taranto, gli aquiloni colorati, peccato che questo significa appunto chiudere Ilva. Significa perdere non solo quei 10.500 lavoratori di Ilva, ma tutto l'indotto che gira intorno a Ilva, e significa anche demandare ad altri il secondo posto come nazione con l'industria più importante manifatturiera dell'Unione Europea, dell'intera Europa, perché chiaramente una nazione che non produce più acciaio, perché di fatto non si produrrà più acciaio, significa che lo deve importare da altri, significa ulteriori costi, significa un ulteriore aggravamento dei costi in un settore industriale che già non va benissimo in Italia. E quindi è il futuro. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo andare verso un paese dove c'è solo turismo, facciamo come la Grecia, che poi dipendiamo dall'elemosina di altri, o vogliamo continuare a essere una grande potenza industriale? Certo, e come lo dici tu, c'è anche qualcuno da casa che usa il nostro 342-397-2391 per dire la propria. E Marco infatti scrive: secondo me il governo italiano non ha bene chiaro in testa di come vogliamo vivere in Italia. Stanno spaventando tutte le imprese, solo l'Europa ci appoggia perché, a mio parere, a un certo punto ci potranno comprare a quattro peperoni. Io direi basta al reddito di cittadinanza, ai falsi invalidi, all'evasione, alle tangenti e ai vitalizi. Nella vita ci sono i diritti, ma anche i doveri. E questo era Marco. D'accordo, sottoscrivo le parole di Marco al 100%, soprattutto col reddito di cittadinanza che anche noi abbiamo votato col precedente governo giallo-verde, no? Perché era uno dei punti del contratto di governo che non ci piaceva, non abbiamo mai nascosto, però dovevamo dire, ammettevamo che partiva da presupposti giusti, quello di dare una scossa al mondo del lavoro laddove c'era una disoccupazione comunque a doppia cifra, intorno al 10%, una disoccupazione giovanile intorno al 28-29%, quindi i presupposti erano assolutamente giusti. Peccato che si è voluto fare tutto di fretta, perché c'erano le elezioni europee, i 5 Stelle dovevano recuperare, cosa che non hanno recuperato assolutamente nulla nonostante il reddito di cittadinanza, e nei fatti si è rivelato essere un flop, perché non c'è una persona che ha trovato lavoro. Quindi bisogna anche saper ammettere davanti ai fatti che qualcosa non è andato bene e correggerlo. Se non vuoi cancellarlo del tutto, correggilo. No, invece non si parla, si continuano a mettere lì quei 7 miliardi per il reddito di cittadinanza che magari poteva servire per abbassare le tasse, per abbassare veramente il cuneo fiscale, non mettere lì una cifra simbolica, per politiche che magari vanno ad alzare le pensioni di invalidità, visto che andava a citare anche questo l'amico Marco. Certo. Scelte politiche. Dante, a tal proposito, oggi è stato postato da Carlo Calenda, l'ex ministro dello sviluppo economico, leader di Siamo Europei, attualmente europarlamentare, un messaggio a Renzi, rivolto a Renzi e Zingaretti, in cui gliele suona e anche ieri a Radio 24 ha definito il governo un branco di dilettanti, sono dei cialtroni, c'era anche su Affari Europei. Io direi di far sentire
le dichiarazioni, le parole di Carlo Calenda in modo tale che... Questo è un messaggio per Matteo Renzi e Nicola Zingaretti, che riguarda Ilva, la più grande fabbrica del Mezzogiorno d'Italia, la più grande acciaieria d'Europa. Hanno votato, avete votato insieme al Movimento 5 Stelle contraddicendo tutto quello che abbiamo fatto al governo. Avete votato per l'abolizione di una cosa che si chiama scudo penale, che in realtà altro non è che la garanzia per l'investitore che se rispetta ogni singolo elemento previsto della legge, del piano ambientale, nei tempi del piano ambientale, non può essere portato in giudizio per reati ambientali. Una norma che in nessun altro paese sarebbe utile fare. E allora voglio farvi riflettere su questo. Abbiamo lottato insieme per portare un investitore che complessivamente spende 4 miliardi e 200 milioni di euro, dopo aver preso 1 miliardo e 100 milioni di euro per le bonifiche ai Riva. Se andate a Taranto vedete i parchi minerari, le coperture dei parchi minerari, decine di campi da calcio, alte come il grattacielo di Unicredit che stanno venendo su. E la possibilità di fare l'acciaieria più pulita d'Europa, che è già la normativa più pulita di tutto il mondo, più stringente di tutto il mondo. E tutto questo adesso lo state mettendo in discussione perché dovete andare dietro ai 5 Stelle che non hanno fatto altro dal primo giorno che combinare un casino che la metà basta su questa storia. Prima confermando lo scudo penale, poi adesso levando lo scudo penale, non avete avuto il coraggio di dirgli no. Non avete avuto il coraggio di dirgli no perché non sapete cos'è una fabbrica. Perché non sapete quant'è difficile mantenere, innovare, costruire una fabbrica, non sapete che stabilità dà e può dare una fabbrica a una regione. E dunque state costruendo le premesse per far scappare l'investitore o per ridurre Taranto a una mezza acciaieria mandando fuori 10.000 persone. E non vi rendete conto cosa vorrà dire per l'Italia non avere acciaio primario, cosa vorrà dire per tutta l'industria italiana. Non ve ne rendete conto perché non avete mai lavorato un giorno fuori dalla politica. E perché non sapete cos'è l'economia e non sapete cos'è e qual è la difficoltà oggi per tutta Europa di rilanciare la politica industriale. Io qui sto cercando di prendere il dossier sulla politica industriale e nel frattempo mi vergogno di aver fatto parte di un partito e di aver lavorato con un presidente del Consiglio, parlo di Renzi, che si stanno rimangiando tutto quello che abbiamo detto e che abbiamo fatto, semplicemente per la ragione di avere uno strapuntino, perché questa è la realtà. E non so dirla in maniera più gentile. Potete, scusate l'espressione, cazzeggiare su quello che vi pare, ma non sui posti di lavoro, non sulla fabbrica, non sul mezzogiorno, perché questo è davvero da irresponsabili. Avete ancora qualche momento per ripensarci. Dimostrate di avere un po' di dignità e ripensateci, invece di discutere su cose di cui non frega niente a nessuno. Quanto durerà il governo, come durerà il governo, chi andrà lì, quando andrà là, farvi questa specie di guerra sotterranea che non capisce nessuno. Invece di fare questo, pensate a quello che vale. Ecco, l'Ilva è una battaglia simbolica. Se l'abbandonate, abbandonate la causa riformista, abbandonate il vostro DNA per seguire quello dei 5 Stelle. Pensateci bene. Direi parole abbastanza dure, quelle di Carlo Calenda, verso Renzi e... e Zingaretti, soprattutto Renzi, perché lui ha fatto il ministro con sviluppo economico con Renzi. Sì, parole dure, però mi sembrano un po' le lacrime di coccodrillo, nel senso che parole dure condivisibili, perché ho espresso anche prima, poco fa, concetti analoghi, pur non avendo ascoltato prima il signor Calenda. Però sinceramente mi sembrano delle beghe, perché è facile puntare il dito col partito in cui hai militato e sei stato un punto di riferimento fino all'altro ieri e adesso dire che fanno schifo, che sbagliano tutto. Mi viene in mente la stessa Boschi, no? La Boschi quando una settimana fa diceva il PD partito delle tasse. Ma sei stata lì fino a 5 minuti prima e adesso il PD, col quale condividete comunque il governo, è il partito delle tasse. Cioè, davanti a queste cose veramente, se li discutono fra di loro piuttosto che propinarci questi tweet, questi video, mi sembra una cosa ridicola. E infatti
non la penso così solo io, ma la maggior parte degli italiani che già le ha salutate abbondantemente in tutte le ultime elezioni, in tutte le volte che perlomeno gli italiani hanno potuto votare. Ecco. Certo, senti Dante, un altro messaggio da casa, Luca, andiamo verso una crisi mondiale, secondo me globale. 10 anni fa mi ricordo di un'intervista di Angela Merkel in cui diceva che l'Italia sarebbe diventato uno stato dove si potevano fare solo le compere. Oggi gli industriali sono andati via tutti, sono andati verso Cina, Africa e Australia. Io speravo si sbagliasse, ma credo che abbia ragione lei, per colpa di una gestione di politicanti senza preparazione ci siamo ridotti così. Parole dure anche da casa, quindi. Parole dure però che fotografano purtroppo la realtà. Da quanti anni è che non si fa una politica industriale in questo paese? Da tanti, troppi anni. E si va a costituire un assist verso quelle altre potenze a noi più vicine, Germania, Francia, che hanno tutto l'interesse a svuotare l'Italia laddove comprano i nostri marchi, comprano le nostre, i nostri fiori all'occhiello, o altra parte li chiudono, no? Come l'industria pesante, perché fa comodo così in una logica globale. Allora, se da parte dei nostri competitor, amici, nemici, ha una logica, non si capisce però nella nostra politica nazionale perché noi dobbiamo fare questi assist. Certo. Senti, io avrei ancora delle parole da farti sentire di un esponente politico importante. Se ti dico il capitano, chi è? Salvini. Allora te lo faccio sentire, va, così almeno. Noi le nostre battaglie con i 5 Stelle le facevamo e le vincevamo. Penso alla TAP, penso alla TAV, penso all'ILVA, penso a quota 100. Mi sembra che il Partito Democratico invece e lo stesso Renzi facciano i leoni sui giornali e calino le braghe in Parlamento. Questo è. Facile fare i fenomeni nelle interviste, Renzi e Zingaretti. E poi se le aziende chiudono, cosa le fanno? Li assumono il PD o Italia Viva? Ma Italia Viva, vedo che ha migliaia di iscritti, può, magari si dedicherà anche ad altro industrialmente parlando. No? E ripeto, se non cambiano questa manovra economica, noi faremo i nostri emendamenti, se rimangono così come sono le tasse sulle auto aziendali, sullo zucchero e sulla plastica, è una strage da decine di migliaia di posti di lavoro. E non dicano che non li avevamo avvisati, eh? Non dicano, questi stanno mettendo a rischio il paese Italia. Cioè hanno voluto vendere come rischio Salvini e la Lega, razzisti, fascisti, estremisti, sovranisti, e questi chiudono le aziende una dopo l'altra. Cioè se il problema di Di Maio è chiudere i negozi un giorno alla settimana, questi li chiudono 7 giorni alla settimana i negozi. Se l'obiettivo di Di Maio è la chiusura a oltranza, fa prima fermarsi in Cina. Anche Matteo Salvini non scherza con le parole. Sì, però sono parole pungenti, assolutamente, purtroppo rispecchiano la realtà, la drammatica realtà. Io spero che ci sia un ravvedimento, se non altro da parte di una parte di questo governo, nel senso che così ci si va a schiantare, perché da una parte più tasse, dall'altra il fatto che non si riesce nemmeno a difendere una realtà industriale, forse la più grande d'Italia in questo momento, come ILVA, vuol dire che ci stiamo andando a schiantare. Quindi io spero che in questo mese si vadano a mettere dei correttivi a questa manovra finanziaria, anche perché godono dell'appoggio dell'Unione Europea, no? Sono tutti amici adesso, sono lo stesso colore politico, possono dare anche qualche margine in più al di là delle letterine e letterone, e facciano le cose per l'interesse del paese. Questo governo ha un unico collante, il collante della paura. Il collante della paura, perché sanno che se cade il governo e vanno al voto, questi scompaiono. Quindi il governo per il momento andrà avanti in attesa della disfatta in Emilia Romagna, però cerchino perlomeno di non rovinare questo paese con questa manovra finanziaria. Certo. Senti, io chiuderei la puntata facendo un ricordo che sono passati 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. Noi abbiamo delle immagini che mandiamo a copertura.
Sono passati appunto 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, la guerra mondiale Germania e Berlino furono divise in due, una parte sotto il controllo della Russia e la seconda sotto il controllo di Inghilterra, Francia e America. Nel 1961 iniziò la costruzione appunto del muro, nel 1985 Gorbaciov fu il primo che iniziò a parlare di liberazione di queste terre. La guerra fredda è un muro alto 3,60 m, diciamo che dopo 30 anni dalla caduta, che Europa è oggi secondo te? Purtroppo questo muro si sta riproponendo, questa guerra fredda si sta riproponendo in maniera assolutamente incredibile, deleteria per tutti, perché anziché magari fare qualche muro laddove servirebbe, quindi per difenderci da un'invasione, da un'immigrazione illegale fuori controllo, chiaramente non si possono fare muri nel Mediterraneo, ma si possono fare ad esempio sulla rotta balcanica, qualcuno ha iniziato a farli, si costruiscono nuovi muri fisici e ideali tra mondo occidentale e mondo russo. Questo è assolutamente controproducente per tutti. Noi siamo alleati, amici e fratelli con i russi e invece andiamo a creare nuovi muri. Questo a tutto vantaggio di altre superpotenze e a detrimento di paesi come l'Italia, che avrebbero tutto l'interesse ad allacciare relazioni amicali, relazioni economiche, e che vengono danneggiate da queste sanzioni e controsanzioni, per esempio con la Russia, che non se ne parla più, però danneggiano pesantemente la nostra agricoltura, il nostro made in Italy, la nostra enogastronomia, le nostre esportazioni. Ricordiamolo sempre, il nostro paese si basa largamente sulle esportazioni e questo non si capisce perché, per fare favore a chi, danneggiano la nostra economia. Dante, siamo in chiusura, hai appuntamenti sabato, domenica o qualcosa di particolare? Perché sì, tu sei sempre molto attivo sul territorio, quindi... Sì. Abbiamo diversi appuntamenti, vabbè, a parte quelli televisivi che non facciamo pubblicità, giustamente. No, tranquillo, tanto chi guarda Facebook ogni giorno c'è un qualcosa di Dante Cattaneo, sarò, e va bene così, no? Ma sabato mattina abbiamo un incontro, un convegno a porte chiuse, ma molto importante sul tema delle province, dove convocheremo tutti i nostri rappresentanti, i nostri consiglieri provinciali, i nostri presidenti delle province lombarde, perché riteniamo che le province siano state falcidiate, perché non sono state cancellate, siano state falcidiate in maniera irresponsabile dall'allora governo Renzi con Del Rio. E quindi si parlerà di questo, magari io spero riuscirà ad arrivare anche il presidente Fontana, nonché lo stesso capitano Matteo Salvini. E poi io sabato sera sarò in Valtrompia, quindi sarò in provincia di Brescia a mangiare lo spiedo, non so se l'hai mai mangiato, Paolo, sì, qualcosa certo. Di eccezionale. Non so se mi hai visto, non ecco, è che, cioè, infatti, sono una buona forchetta. Infatti dubitavo questa cosa. E poi avrò altri appuntamenti in questa settimana, adesso il compleanno di mia moglie domani, anzi come si chiama? Marina, auguri, la Super Six, auguri. Allora facciamo anche, ricordiamo anche i nostri appuntamenti, la notizia al mercoledì alle 21, poi c'è una replica alle 24 perché ci vogliono male anche le altre emittenti collegate, quindi hanno chiesto questa replica, e poi una replica anche alla domenica alle 12, quindi sono tre gli appuntamenti. In realtà quello che La prima visione, diciamo, è al mercoledì sera alle 21. Vi ricordo, sempre attivo il numero del WhatsApp 342-397-2391, quindi se anche volete mandare i vostri messaggi, le vostre domande durante la settimana, gli ospiti poi qua guardano, leggono e io riporto qua in studio. Quindi grazie a tutti, buona serata, state con i nostri programmi, state su Super Six 88, ok? Grazie, buona serata, ciao. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff.
Siamo Dimensione Bagno, da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno, a Pessano con Buarnago, sulla statale Gratemelzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Demas Milano è un atelier specializzato in abiti da cerimonia per lo sposo, la sposa, i testimoni e gli invitati. Avrete la possibilità di scegliere tra i capi disegnati dai migliori stilisti italiani e internazionali, tra cui Pronovia, Sposa Clara, Pignatelli, Armani, Petrelli, Versace, Lubiam o tra quelli della collezione Demas Privé. Con oltre 6.000 metri quadri di esposizione e 30 anni di esperienza, Demas Milano vi aspetta a Cesano Boscone in via Benedetto Croce 13. Per appuntamenti o informazioni 02 45 86 72 36 sul web www.demas.net. Il Fruttarolo vi aspetta con un vasto assortimento di prodotti per intolleranze alimentari di ogni tipo. Da anni, orientati all'alimentazione in base ai gruppi sanguigni, offriamo farine e pasta di legumi, olio di vinacciolo, caffè di cicoria, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio, ma anche prodotti di pasticceria senza frumento, senza latte e un ottimo pane 100% quinoa. Vieni a trovarci a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Visita il nostro negozio online negozio.ilfruttarolo.it. Il Fruttarolo spedisce in tutta Italia. Seguici anche su Facebook, metti mi piace alla pagina Il Fruttarolo è anche bio e rimani aggiornato su tutte le nostre novità, mercatini ed eventi. Rieccoci in studio, perché voi pensavate che fosse finita così, ma non è finita così, perché quando è uscito Dante Cattaneo è arrivata Silvia Pettinicchio, che avevo detto aveva avuto un problema, invece il problema l'ha risolto, nel senso che è arrivata e quindi noi facciamo un pezzettino di trasmissione anche con lei, anche perché è molto agguerrita, molto carica sulla questione plastica. Però Silvia, ciao. Tutto bene? Buongiorno, mi fa piacere rivederti. Sono arrivata finalmente, ci tenevo veramente tanto ad affrontare queste tematiche per i nostri telespettatori. Mm-hmm. Senti, io so che tu quest'estate hai fatto una cosa importante e particolare che si chiama Un Sacco al Giorno. Vuoi dirci qualcosa? Sì, allora guarda, ti racconto brevemente come è nata questa esperienza. In realtà, ecco, qui si vedono parecchie foto di plastica che abbiamo raccolto sulle spiagge pugliesi. Io vado in vacanza lì con la mia famiglia e in realtà mi trasferisco anche lì per qualche tempo e amiamo andare in spiaggia in un parco naturale. Se vuoi lo citiamo anche, sì, sì. Torre Guaceto, è una riserva marina dove addirittura ci sono delle spiagge dedicate alla deposizione delle uova delle tartarughe, quindi è veramente un'oasi naturale meravigliosa. Il problema è che non essendoci stabilimenti con i bagnini, quindi che puliscono le spiagge tutti i giorni, la mattina le spiagge sono ricoperte di chilometri e chilometri di plastica che viene dal mare. Non è la plastica come possiamo immaginare noi abbandonata dai bagnanti, ma sono reti di cozze, cannucce, le casse di polistirolo che probabilmente provengono dalla pesca, che tappezzano completamente la battigia. Quindi noi siamo una famiglia molto pratica, non amiamo lamentarci e soprattutto siamo una famiglia di ambientalisti molto sensibile proprio al tema della plastica nell'oceano. Quindi quest'estate abbiamo cominciato a raccoglierle, in realtà è da tanto che lo facciamo, però abbiamo detto se noi ne raccogliamo anche soltanto un sacco al giorno, è lì che è nata l'iniziativa, che poi è diventato anche un hashtag, e tutte le persone lo fanno, perché in realtà noi ne raccoglievamo molta di più, anche io personalmente ho raccolto molta di plastica. Però è stata più che un'opera di pulizia, perché per quanti sacchi puoi raccogliere sicuramente non puoi risolvere il problema, è stata un'opera di grande sensibilizzazione, perché vedendo una famiglia, una mamma, un papà e soprattutto dei bambini che passano un sacco di tempo a raccogliere proprio tutto quello che trovano, è stato un grande insegnamento. Infatti molto da subito gli altri bagnanti si sono uniti a noi. È diventata poi una campagna virale grazie appunto a questo hashtag simpatico, Un Sacco al Giorno,
che ha fatto il viaggio di tutta Italia. È stata raccolta da diversi attivisti, ma semplicemente persone sensibili alla tematica, e quindi alla fine della stagione, diciamo alla fine di agosto, in realtà avevamo l'obiettivo di raccogliere noi come famiglia 100 sacchi entro la fine dell'estate, quindi entro il 21 dicembre, è diventata un'operazione a livello nazionale che ha fatto tanta sensibilizzazione. Questo perché? Perché io dico che sono agguerrita sul tema della plastica, perché è un inquinante, sappiamo benissimo, soprattutto nel mare, che si degrada dopo tantissimo tempo. Il problema non sono solo i grossi pezzi di plastica, ma sono le microplastiche, cioè la plastica si spezzetta fino a diventare veramente pezzettini di livello millimetrico che finiscono nella catena alimentare. I pesci, non sto parlando soltanto degli animali grossi come i capodogli, le tartarughe o i delfini, anche i pesci di cui ci nutriamo noi, il famoso pesce azzurro, in realtà inizia ad avere lo stomaco pieno di microframmenti di plastica che loro scambiano per plancton, per alimento, entrano nel loro apparato digerente, sono pezzetti di plastica contaminata perché i polimeri della plastica si legano a livello molecolare agli idrocarburi presenti nel mare, e quindi queste sostanze inquinanti entrano nella nostra catena alimentare perché passano nella carne del pesce e quindi di conseguenza anche nel nostro organismo. È un alimento che noi pensiamo sano, come effettivamente è, privo di grassi nocivi come il pesce, diventa un alimento che sano non è più per questo problema. Senti, io ho dei numeri, avevo parlato anche con Cattaneo prima, 1000 risultano, 1 milione di bottiglie di plastica vendute ogni minuto nel mondo, e solo il 20% di queste bottigliette vanno in discarica, cioè l'altro 80%. Allora, qui apriamo un tema che mi è molto caro, perché in realtà diciamo l'Italia è messa abbastanza bene in termini di consapevolezza, di riciclo, di differenziata. Il 70% del rifiuto della plastica in Italia finisce comunque nel riciclo o nel riutilizzo, quindi sono numeri abbastanza alti. In realtà l'80% della plastica mondiale che finisce nel mare proviene da 5 paesi nel mondo, che sono tutti nel sud-est asiatico. Perché? Perché non ci sono le strutture, i processi, neanche il personale che si occupa del riciclo, della raccolta e del riciclo. Quindi è una operazione, una sensibilizzazione, una cultura, sono delle leggi e delle iniziative, delle decisioni che devono essere prese a livello globale. A livello globale, al mondo un camion di plastica al minuto finisce in mare, quindi sono tonnellate di plastica che ogni minuto finiscono nel mare, e una volta che finiscono nel mare non degradano, non riescono a trasformarsi o a degradarsi, rimangono lì fino a che qualcuno non li raccoglie. È una cosa che noi dobbiamo assolutamente fermare a livello globale. A livello nazionale, diciamo, ci sono delle piccolissime aperture verso questo tipo di controllo. In realtà si sta facendo molto poco anche qui in Italia. Uh-huh. Non so se vogliamo parlare della... Ti dico io un'altra cosa, un messaggio da casa che è arrivato prima, ma lo rileggiamo anche con te. Alessia dice: secondo me è una questione di maleducazione, troppa plastica in circolazione e la gente la butta via ovunque. Ad esempio, io tornerei alle bottiglie di vetro per l'acqua e a involucri portati da casa per la spesa, sarebbe già un bel segnale. Allora, assolutamente sì, qui si scontrano le due scuole di pensiero, no? Il problema dell'inquinamento dei mari e della plastica è un'istanza che va risolta a livello personale, quindi con il proprio contributo, con la modifica dei propri stili di vita, e c'è chi invece dice no, bisogna avere delle leggi e delle regole molto stringenti che obbligano sia le persone sia le industrie, diciamo, produttrici di plastica a produrne di meno. O a non utilizzare per esempio il famoso monouso, no? che di per sé, se noi ci pensiamo, è una contraddizione in termini, perché deve essere prodotto con il materiale più durevole che c'è al mondo, che è la plastica, un oggetto che viene utilizzato una volta sola. È una cosa che nel momento in cui è stato inventato si sapeva già che avrebbe creato dei problemi, e così è stato. Il 50%, dicono dati dell'Unione Europea, degli oggetti di plastica rinvenuti sulle spiagge sono monouso.
Si parla delle cannucce, dei bicchieri, delle posate, anche delle bottiglie dell'acqua, perché una volta che vengono utilizzate difficilmente, svuotate, diciamo, difficilmente vengono riutilizzate, e finiscono necessariamente nei fiumi e quindi nel mare, e quindi poi ce le ritroviamo sulle spiagge o nella pancia dei pesci, diciamo, della nostra catena alimentare. Certo. Senti, c'è un altro di messaggio che forse si può commentare. Andrea, ormai tutto è fatto di plastica, forse bisognerebbe dare una data mondiale in cui si decida da quando non usarla più e dare il tempo alle aziende di convertirsi in un altro, con un altro materiale. Allora, assolutamente sì. Infatti, se posso permettermi, io nonostante sia fortemente ambientalista, la plastic tax famosa di cui si sta discutendo in questi giorni non la vediamo in maniera molto favorevole. Prima, anche se avrà sicuramente come conseguenza non primaria, secondaria, la riduzione del circolo degli oggetti di plastica, soprattutto appunto la monouso, in realtà mette all'angolo le imprese, perché nel giro di pochissimo tempo si è decisa questa tassa, perché c'era bisogno di fare cassa, quindi piuttosto che andare a diciamo ad alzare l'IVA, andare a colpire altri prodotti, si è deciso, visto che questo governo comunque si sta dando un po' una bella pennellata di verde, no? E quindi vuole apparire più ambientalista di quello che è, si è deciso di tassare appunto la plastica, sappiamo benissimo, un euro al chilo, in modo da intanto fare cassa, perché è l'obiettivo principale, e poi far anche vedere che è veramente ambientalista. In realtà non è assolutamente così, perché intanto si mette in ginocchio, o si rischia di mettere in ginocchio, perché non sapremo ancora quali conseguenze avrà, un comparto a cui afferiscono tantissimi lavoratori. Sono 17.000 lavoratori per le 270 aziende soltanto dell'Emilia Romagna, che è un po' il fulcro. In realtà poi non si permette, o non si vuole investire, o non gli si dà tempo per una transizione ecologica vera, che significa proprio la sostituzione completa della plastica, l'eliminazione completa della plastica e la sostituzione con materiali assolutamente più ecologici. In Italia ci sono tantissime start-up, tantissime eccellenze che stanno investendo sugli imballaggi completamente biodegradabili, e non sto parlando delle bioplastiche, perché le bioplastiche ad oggi rischiano di creare più problemi della plastica tradizionale, perché non hanno un ciclo di smaltimento rodato e sicuramente conosciuto dal consumatore finale, quindi non sanno che cosa farci, li buttano nella plastica o nell'organico, alla fine, diciamo, rischia di finire nel terreno, nell'ambiente, e creare più problemi della plastica normale, che poi invece ha i cicli di smaltimento strutturato e comprovato. Quindi bisognerebbe avere prima di tutto una visione strategica di lungo termine, come dice giustamente il nostro ascoltatore. Da un certo punto in poi dobbiamo capire qual è la data, la plastica semplicemente non potrà più essere prodotta. Ci sono tante alternative, possiamo ritornare al vetro, soprattutto per la gestione dell'acqua, anche se io sono una grande sostenitrice, infatti oggi la mia borraccia non ce l'ho, perché sai benissimo che ogni volta che sono in trasmissione ho la mia borraccia. E creare dei contenitori che possono essere riutilizzati tantissime volte per bere l'acqua del rubinetto, che nel 70% del territorio italiano è assolutamente potabile ed è anche buona. Perché per invece quelle zone, diciamo, dove i consumatori non si fidano tanto dell'acqua del sindaco, perché non incentivare invece delle analisi puntuali a livello domestico, in modo che i consumatori si tranquillizzano sulla qualità dell'acqua e quindi possono berla tranquillamente, possono darla tranquillamente ai propri figli? È una scelta ecologica questa. Quindi assolutamente sì, da un certo punto in poi basta plastica. Certo. Senti Silvia, l'inquinamento però non è solamente plastica, ci sono anche altre problematiche, le industrie, le acque, appunto come hai detto tu, vediamo anche un po' di immagini a copertura, cosa si può fare per migliorare la situazione? Allora, ti voglio raccontare una cosa che non ti ho ancora detto. Abbiamo fatto di recente, proprio a proposito di questo tema, dei banchetti in giro per la città, perché noi ambientalisti volevamo capire quanto diciamo le persone comuni, che sono un po' al di fuori del nostro circolo di attivisti che frequentiamo, fossero sensibili ai temi ambientali, perché noi abbiamo un'immagine della cultura comune forse un pochino falsata e forse anche un po' pessimista. Allora, ma tu lo sai che a livello locale di Milano la prima istanza che viene citata da tutti come il bisogno primario del cittadino è l'ambiente.
a livello locale. Poi a livello nazionale chiaramente entrano in gioco altri fattori, altre priorità, tipo l'occupazione giovanile, il lavoro, salari più alti, ma a livello locale la cosa che chiedono tutti, indipendentemente dalla classe sociale, indipendentemente dal grado di istruzione, è più verde, aria più pulita, meno smog, più piste ciclabili, anche a persone che magari non hanno assolutamente votato il mio partito. Quindi questa cosa è una cosa molto, molto importante, secondo me molto significativa. E adesso rispondo alla domanda che dicevi, perché l'inquinamento dell'aria, del suolo, dell'acqua, delle falde acquifere, vogliamo ridurre l'inquinamento, in realtà ci stanno facendo una cosa completamente sbagliata e sicuramente, che va esattamente nella direzione opposta rispetto a quello che è, perché l'inquinamento purtroppo non guarda in faccia né alla classe sociale né al livello socioculturale e neanche l'unica cosa che conta è la zona in cui abiti. Quindi se sei più vicino ad un inceneritore o all'Ilva, per esempio, visto che vogliamo citare un caso recente, questa è l'unica discriminante, diciamo, che rende il problema più o meno pressante. O se sei un bambino che vive a Milano o nella pianura padana, tu sei costretto ad ammalarti di bronchite cronica. C'è il pediatra di mio figlio quando lo porto, insomma, a fare le visite durante l'inverno, mi dice: tutti quei bambini là fuori hanno la sindrome del piccolo milanese, che è la bronchite cronica, per via dell'inquinamento e delle polveri sottili. Quindi che cosa si può fare? Leggi. Io sono... Da questo punto di vista sono molto drastica, così come lo è il mio partito. La salute dei cittadini è la prima cosa che va tutelata, quindi ci vogliono delle leggi stringenti che vanno oltre gli interessi economici, i margini, diciamo, a livello aziendale. La salute dei cittadini e dei lavoratori è la prima cosa in assoluto, quindi leggi più stringenti. Certo. Questo ci vuole. Senti, sai che sono 30 anni che è caduto il muro di Berlino? Non si vede che ero già nata, ti ringrazio. No. Ero già nata e avevo 18 anni, quindi... Anch'io ero già nato, quindi stai tranquillo. Non è che... Ma secondo te com'è cambiata l'Europa in questi ultimi 30 anni? Aspetta, che domanda. In realtà c'è stata un'accelerata, diciamo, sicuramente in seguito alla caduta del muro di Berlino. Però ci sono state, diciamo, dei movimenti e delle pulsioni europeiste all'inizio e poi in realtà che hanno tentato di portare un po' la disgregazione dello spirito europeista. In questo momento fortunatamente, diciamo, le forze sovraniste sono un pochino in discesa, almeno per quanto riguarda a livello nazionale le destre, di cui conosciamo benissimo gli esponenti. Noi ambientalisti non possiamo che essere europeisti, non possiamo che avere una visione globale, perché l'ambiente è transnazionale, la tutela dell'ambiente è transnazionale. Se abbiamo un problema di inquinamento al di là del confine, o comunque se c'è un problema di inquinamento al di là del confine, sicuramente avrà un impatto anche su di noi. Quindi il problema della tutela dell'ambiente e dell'inquinamento deve essere sicuramente affrontato a livello europeo e ci vuole un'Europa forte e decisa. E fortunatamente, grazie anche al gruppo dei Verdi Europei, che è diventato molto forte in seguito, ancora più forte in seguito a queste elezioni, si stanno prendendo delle decisioni, delle direttive decise che vanno nella direzione giusta. Certo. Senti, Silvia, a proposito di muri, questa mattina in Darsena è stato inaugurato un ponte per una persona che è stata definita ai tempi, perché purtroppo è morto, costruttore di ponti e saltatore di muri. Esatto. E chi è lui? Alexander Langer. Mm-hmm. Che è il fondatore dei Verdi Italiani e dei Verdi Europei. È un grande uomo, un grande teorico, un grande ecologista. Non dico ambientalista, dico ecologista, perché aveva una visione del mondo in realtà in cui l'ambiente era solo una parte. Avere una visione ecologista del mondo significa mettere tutti sullo stesso piano, quindi uomini, persone, animali, ambiente,
ricchi, poveri, e tutelare gli interessi e la salute di tutti. Quindi questo significa avere una visione ecologista. E lui, per fare questo, chiaramente si auspicava che venissero costruiti ponti e non innalzati muri, sicuramente i muri esistenti, perché quando lui ha fondato i Verdi esisteva ancora il muro di Berlino. Quindi lui auspicava appunto la caduta e l'abbattimento, o meglio il superamento di tutti i muri in maniera assolutamente non violenta. Quindi un grande uomo, un grande omaggio e un grande onore per Milano avere un ponte dedicato a lui. Senti, un'ultima curiosità mia, perché dopo le elezioni europee poi non ci siamo più sentiti, più visti, cioè sentiti sì, visti no, però raccogliere plastica. Infatti, però io onestamente mi aspettavo un risultato migliore dei Verdi. Non penso che sia colpa dei Verdi, forse è il messaggio dei Verdi che qualcuno si è fatto proprio e se l'è venduto, la mia visione della cosa, perché in tutti il resto d'Europa i risultati sono ben altri, certo, quelli dei Verdi. Allora, io amo dire le cose come stanno. Noi fino alla mezzanotte e mezza dell'ultimo giorno, di domenica, perché poi in realtà lunedì avevamo già gli exit poll, eravamo convinti che avremmo superato la soglia di sbarramento, convinti al 100%, perché ci arrivavano notizie, informazioni dagli altri paesi europei che partivano sicuramente non dal nostro livello, perché noi alle ultime elezioni avevamo totalizzato lo 0,6%, però stati come l'Irlanda, per esempio, dove erano partiti da una base veramente di poche unità decimali, nel giro di pochissimo quest'onda verde che stava attraversando l'Europa da est a ovest e da nord a sud effettivamente aveva portato voti. Quindi quando noi ci siamo arrestati sotto la soglia del 3% è stato un grandissimo shock, anche perché tra di noi eravamo convinti tutti quanti, non sei solo. In realtà poi chiaramente dopo una giornata di silenzio abbiamo cominciato ad analizzare i dati effettivamente in maniera un pochino asettica, diciamo, un po' scevra dall'emozione. In realtà il numero di voti che noi abbiamo totalizzato, che sono stati oltre 600.000, hanno significato un incremento di diverse centinaia di volte, quindi e in una campagna elettorale che per noi è stata veramente breve. Quindi abbiamo fatto un errore, non è vero che non è stata colpa dei Verdi italiani, noi abbiamo fatto degli errori, abbiamo cominciato la campagna elettorale molto tardi, perché a differenza di quello che avremmo forse dovuto fare, cioè andare da soli, abbiamo voluto cercare un po' l'appoggio di alleanze. E questa cosa, questo tira e molla, prima con Pizzarotti, poi con Possibile, ci ha penalizzato moltissimo. Se noi fossimo partiti, questo io lo dico più volte anche al nostro interno, lo sanno benissimo, ma non sono l'unica a pensarla così, se noi avessimo cominciato molto prima la campagna elettorale, sicuramente il 3% l'avremmo passato, perché il momento è giusto, lo capisci quando parli con la gente. Una grande fetta, diciamo, di elettorato non sa che noi esistiamo, perché siamo usciti dal Parlamento, perché siamo boicottati dalle TV, tranne sicuramente la tua, infatti tu lo sai che io ti ringrazio tantissimo, e quindi le persone non sanno che esistiamo, non sanno che esiste un partito ecologista in Italia, e quindi molti ecologisti sono fuggiti nei tempi, diciamo, grigi nostri, e sono confluiti in altri partiti o sono finiti nell'astensionismo. E quindi effettivamente un risultato non soddisfacente, che però per noi è un grande punto di partenza, perché una delle caratteristiche dei Verdi è l'ottimismo, il verde, no? Ottimismo, assolutamente sì. Quindi per noi appena finite le elezioni siamo partiti come dei treni a creare nuovi circoli, radicarci sul territorio, iniziare a parlare con i giovani, perché i milioni di studenti che scendono in piazza ogni volta che si fa una marcia per il clima sono, cioè, i nostri elettori naturali, non sanno che esistiamo. Certo. E quindi, senti, a proposito dei elettori giovani, sì, cosa ne pensi del voto ai sedicenni? È una delle nostre stanze, lo chiediamo. Io sono una docente, insegno all'università, quindi ho a che fare il primo anno, sono 19enne, ogni tanto però anche qualche ragazzo più giovane, perché insegno in un ateneo straniero, e il voto ai sedicenni per me è una necessità. Ci sono moltissime persone, lo vediamo anche adesso appunto in piazza,
che sono coinvolte in ambito politico, hanno voglia di dire la loro e vanno ascoltati. Se noi vogliamo aprire la politica ai giovani, dobbiamo farli votare. Quindi per noi è una richiesta che portiamo avanti già da tanto tempo, quindi siamo perfettamente d'accordo. Ok, senti Silvia, chiudiamo. Possiamo chiudere? Ok, allora io ti ringrazio che sei arrivata e abbiamo recuperato quello che dovevamo recuperare. Ti ringrazio appunto, sei sempre benvenuta quando volete venire, Verdi Europei, giusto? Perché siete Verdi. Europa Verde. Sì. Europa Verde, sì. Ok. Ricordo nuovamente a casa gli appuntamenti con noi, mercoledì sera alle 21, la replica alla domenica alle 12 e mi risulta che ci sia una replica anche al mercoledì alle 24, quindi se avete voglia di vederci in televisione canale 88 Super 6 e se no sulla pagina YouTube sempre Super 6 canale 88. Grazie a tutti, grazie Silvia per essere stata qua con noi e grazie a voi che da casa ci seguite. E complimenti per il nuovo studio. Grazie mille. Grazie, arrivederci a tutti.